Un caro saluto a tutti e ben ritrovati. Il tempo scorre velocemente, siamo già arrivati alla decima lezione di questo trimestre. Il titolo è Ricordati non dimenticare, un'esortazione. E questo è un buon consiglio che viene tratto dalle parole che a un certo punto Mosè disse al popolo. Siamo in Deuteronomio capitolo 9, versetto 7. Ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore, il tuo Dio nel deserto. Dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore. Ecco, Israele è un popolo senza dubbio ribelle. Può sorprendere che Mosè inviti qui a ricordare non tanto la liberazione quanto la ribellione del popolo dopo la liberazione. Ricordare questo attesamento di Israele in risposta al dono della libertà. Ricordati, non dimenticare per non ripetere. E ricordare non è dimenticare. E naturalmente dimenticare non è ricordare. L'enfasi retorica è qui evidente. Dio dice spesso al suo popolo di ricordare. Ricordare tutte le cose che ha fatto per loro, la sua grazia, la sua bontà. E lo stesso vale per noi oggi. Dobbiamo sforzarci di ricordare l'agire di Dio nella vita. Infatti, ricordare le cose che Dio ha fatto per noi ci aiuta a restare sereni e a non farci prendere dall'ansia nel nostro presente. Dobbiamo ricordare quello che Dio ha fatto per noi nel corso della nostra vita, provvedendo alle nostre necessità, guidandoci, orientandoci. Pure come Chiesa abbiamo ricevuto molte benedizioni. È dunque importante ricordare ciò che Dio ha fatto. Una cosa che Dio ha chiesto a Noè di ricordare è, per esempio, il fatto di avere scelto l'arcobaleno come simbolo per ricordare il suo patto dopo il diluvio. Certamente non è Dio colui che avrebbe potuto dimenticare il patto, ma l'essere umano. Ecco quindi l'importanza del ricordo per noi. Il fatto che al capitolo 9 di Genesi sia introdotto un fenomeno chiamato arcobaleno, che non esisteva nel mondo antidiluviano, è un elemento su cui sarebbe interessante soffermarsi, però usciremo un pochino dal tema della lezione, che invece è bene che al centro ci sia l'importanza di ricordare. Quindi ecco, l'arcobaleno è menzionato come promemoria per l'umanità, e questo è meraviglioso. Ora, il tema ebraico per ricordare, zachar, significa anche agire. Quindi quando si dice di ricordare, per esempio, il sabato, nel capitolo 16, ma anche nel 20 dell'Esodo, ecco, noi comprendiamo che questo invito a ricordare il sabato, che è un'alleanza che esisteva già da prima del Sinai, è di fatto un invito ad agire conformemente ad esso. Questo principio è molto importante, pertanto riguardo ai giorni passati Deuteronomio ci esorta a ricordare, quindi ad agire. Mosè attira l'attenzione di tutto il popolo sulla propria storia, arrivando fino alla creazione. E la sua domanda è retorica, cioè in tutta la storia dell'umanità, c'è mai stato qualcuno che abbia vissuto un'esperienza simile alla vostra? Al centro di questi fatti c'era la liberazione dell'Egitto, questo è l'evento cruciale, incredibile, senza precedenti. Forse in qualche modo ancora più stupefacente fu il momento in cui Dio parlò al popolo dal Monte Sinai. Immaginiamo di essere lì e sentire la voce di Dio chiaramente. Dio è lì davanti a noi, una montagna avvolta dalle fiamme, una montagna che trema e come tutto il popolo, che trema pure la presenza di Dio. È quindi una scena di potenza, una scena inimmaginabile. Ecco, le parole di Dio si odono in mezzo a tutto quel trambusto, quel fuoco. E Mosè, a un certo punto, in Deuteronomio 8:11, dice «Guardati dal dimenticare». Quello che il Signore sta dicendo loro è «State attenti a non dimenticare». E come loro, anche noi dovremmo insegnarlo ai nostri figli, ai nostri nipoti. È molto importante non dimenticare. Come possiamo dimenticarci di Dio e di quello che ha fatto? Ebbene, la realtà è che noi spesso ci dimentichiamo di Dio. E mi piace questa espressione, senza mezzi termini, che troviamo in Deuteronomio al capitolo 8. Guardati dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. E questo, sapete, è un problema umano che abbiamo, molto comune, specie oggi. Il mondo materialista in cui stiamo, in cui viviamo, si compiace e si congratula per aver accumulato tante ricchezze e tanto benessere. E Dio? Ecco, tendiamo a dimenticare di ringraziare Dio che ci ha donato la vita, anzitutto, quindi poi le opportunità, e ci ha pure affidato i mezzi di cui poi dobbiamo rendere conto a Dio con saggezza.
A distanza di migliaia di anni, ancora oggi, gli ebrei praticanti celebrano per esempio la Pasqua, che ricorda proprio quello che Dio ha fatto per il suo popolo, liberandolo dalla schiavitù d'Egitto. E noi oggi dobbiamo fare lo stesso. Cioè, come popolo, come chiesa, dobbiamo ricordare come Dio ci ha condotti fuori dalla casa della schiavitù, liberati dalle catene del peccato. Non dovremmo dimenticare l'intervento spirituale di Dio quando ci ha dato la forza di non cedere alla tentazione, per esempio, o quando ci ha dato la voglia, la forza e la grazia di incamminarci nella sua strada, di conoscere, di apprezzare, di osservare i suoi comandamenti d'amore. Che si tratti degli ebrei nel deserto, dei cristiani di Efeso o degli avventisti del settimo giorno di qualsiasi parte del mondo, quanto è cruciale per noi ricordare sempre e non dimenticare ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo. Sì, in Cristo. Infatti Ellen White si consiglia di trascorrere del tempo a meditare, a riflettere, un'ora al giorno, contemplando proprio la vita di Cristo. Tendenzialmente non lo facciamo, ma dovremmo seguire questo consiglio. Lei ci suggerisce di immaginare ogni particolare, di soffermarsi sulle scene della vita di Gesù, su tutte, specialmente quelle finali. E mentre ci soffermiamo su questo, sul grande sacrificio che Cristo ha fatto per noi, rinunciando alla propria vita per qualcosa di meglio, la nostra salvezza, la nostra fiducia in Dio diventerà ogni giorno più forte e costante. Il libro del Deuteronomio, si potrebbe dire, ci ordina di ricordarci di Dio e delle cose buone che ha fatto. E sapete una cosa? Saremo riccamente benedetti se lo faremo.